Buonasera, sono Marco Malaccari, animatore di comunità del progetto Policoro dell'Arcidiocesi di Fermo. Nei suoi 8 anni di esperienza in ambito diocesano, Policoro ha sempre collaborato strettamente sia con l'equipe diocesana della Caritas che con molti degli altri uffici pastorali, promuovendo uno stile d'azione incentrato sulla cooperazione e su una progettazione congiunta costruita attorno all'individuazione di obiettivi comuni e a finalità trasversali. Il tema del supporto ai giovani per l'inserimento lavorativo e della loro crescita in ambito professionale rappresenta proprio il punto d'incontro tra i due progetti attorno al quale poi si è costruita la collaborazione. Policoro infatti ha sostenuto fin dai primi mesi di attività del progetto Le Radici tutte le attività di ascolto, la mappatura del territorio, offrendo il suo contributo, per esempio nella rilevazione delle criticità in ambito occupazionale presenti in questi territori, oltre a porre attenzione a quei mutamenti del tessuto economico e produttivo che hanno con il tempo interessato l'area del cratere. E soprattutto il loro progredire a seguito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Policoro, in questo particolarissimo contesto, direi quasi di criticità diffusa, ha cercato di ridurre, per certi versi mitigare, il senso di confusione e smarrimento che molti giovani sperimentano quando si avvicinano al mondo del lavoro, offrendo loro percorsi personali o di gruppo di orientamento, sia in ambito formativo che in ambito occupazionale e lavorativo. Altro passo importantissimo è stato quello di aiutare questi giovani nella lettura del loro stesso territorio, così da riuscire a delineare insieme a loro un piano d'azione che favorisca una ricerca del lavoro sicuramente più proficua, identificando per esempio dei settori lavorativi più recettivi rispetto ad altri, possibilmente più compatibili possibili con la formazione ricevuta e anche con gli interessi manifestati dai giovani. L'attività di accompagnamento offerta dal progetto in molte occasioni ha anche fornito un orientamento ai servizi già presenti sul territorio. A tal proposito, un altro validissimo strumento che permette a molti giovani di avere un primo approccio con il mondo del lavoro è appunto il tirocinio lavorativo, in quanto dà loro la possibilità di sperimentarsi sul campo, apprendere e sviluppare nuove competenze e nel contempo può essere anche un modo per farsi conoscere presso le realtà lavorative del territorio stesso. La Diocesi di Fermo ha istituito da qualche anno un fondo lavoro che permette di fatto di contribuire economicamente attraverso un sistema di rimborsi alle imprese al sostegno di esperienze di carattere formativo e lavorativo a favore di persone che sperimentano più di altre particolari difficoltà di inserimento lavorativo, permettendoci così direttamente di collaborare con le stesse imprese nell'attivazione di tirocini. Nel corso del 2020 e del 2021 siamo riusciti ad incontrare oltre 30 giovani provenienti dalle aree del cratere, ricadenti all'interno del territorio dell'Arcidiocesi di Fermo. Si sono organizzati in tutto 3 percorsi di orientamento di gruppo sulle principali tematiche afferenti alla ricerca attiva del lavoro e abbiamo favorito, attraverso il coinvolgimento della rete locale, l'assunzione diretta di 10 giovani in piccole realtà produttive e commerciali del territorio. Abbiamo inoltre supportato l'inserimento lavorativo di 12 persone, 8 giovani e 2 adulti, attraverso la collaborazione diretta con delle imprese nell'attivazione di tirocini lavorativi a loro favore.